Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Sì, il problema è che non mi ricordo qual è la destinazione. Ti ho scambiato per quel tizio, la resta è stato bruttissimo. Un tizio pelato un anno. Cosa osi insinuare? Questo tizio qua, guardalo, è lui. Questo qua che sta guardando per terra, lui. È lui. E dice che mi somiglia. Ho detto, porca miseria, sei rimpicciolito l'Ares, cosa è successo? Niente filmato iniziale. Perché non c'è filmato iniziale? Infatti, stavo zitta aspettando proprio quello. Sei già stato in questo territorio? Ma io vorrei capire una cosa, scusa. Dimmi. Perché Borderlands non ha effetti grafici decenti e qui ci sono le foglie che si muovono? E i DLC hanno tutte ste figate. Ma me lo chiedo anch'io, in quello di Moxie c'è l'acqua, me lo chiedo anch'io sta cosa. Allora, facciamo un salutino fatto bene con questo teschio. L'unica comunità per i non morti esiliati in pensione. Ma io sto facendo un salutino. Sono la sentinella della città, TK Baha. Perché non vieni a trovarmi? Basta seguire la voce dello zombie bifolco e cieco. Questo era lo spoiler che non volevo farti. Ma hai fatto quel metro in più ed è andato a farsi benedire. Non è neanche metro, ho fatto un passo. Va bene ragazzi, siamo su Borderlands 2 in compagnia di Laren sul DLC di Halloween, ciao. Ma stavi registrando? Questo sono belle. Certo! Tutto adesso. Ma io non lo so. Ah, ok. Salve a tutti. E qualcuno ce lo mandi di buono, perché la vedo grigia. Signor Baca, salve. Laggo. Tanto. Di recente, quel brontolone di Pumpkin Kimping ha dato fastidio a tutti. In questo periodo hanno così paura che non osano nemmeno uscire di casa. Perché non lo cerchi e non gli dai una bella lezione da parte mia? È il bello che signore. Il modello è lo stesso del primo Borderlands, cioè non è cambiato per niente. E lui, guarda, anche la gamba è quella che abbiamo recuperato dallo skeg, mi pare. Vedi che è quella di legno, lei l'abbiamo recuperata noi quella gamba. Guarda, l'importante è che non ci manda a prendere i cervelli come nel primo, sennò una finiamo. Io ho detto che non ti faccio spoiler, andiamo. Oh no, dai, non puoi dirmi che bisogna andare 1000 un'altra volta. No, 1500. Io non faccio spoiler. Siamo tornati indietro. Ah no. Ma ci ha cambiato la missione, aspetta. Ecco perché era sbagliata, era giusta, vedi che era giusta. Guarda, sei una cosa assurda, sei. Ma perché io vado un po' a caso, non so se non si è ancora capito, no, io vado leggermente a caso. Non me ne ero accorto. Andiamo, andiamo. Perché ho questo grande bazooka? Qua. Oh! Volevi, eh? Ma questa risata brutta. Deve aver lanciato un incantesimo per bloccare il cancello. Ti servirà una chiave scheletrica magica. Tieni. Scava in qualche tomba e vediamo di trovare un po' di ossa. Moda! Va bene? Perché esplode tutto intorno a me? Cosa sta succedendo? Sono abbastanza facili. La gente sepolta là deve essere per forza, hai le armi sgravi tu. Ma io non sono sgravo. Sì. Continua a cercare. Guarda come lancia roba. Aia, aia. Cioè, io ho già finito lo scudo. Voglio il mio trappi. Dannazione. Non volevi prendere personaggi buoni. Giusto, non ho fatto vedere. Io sto usando questo fighissimo personaggio. E non è Gage, è un po' diverso da Gage. E lui sta usando uno psycho brutto. Non è vero, sono bellissimo. Aia! Vabbè. Mi hai tirato un'arma. Io non ho fatto niente, eh. Sono esploso malissimo. Tra i due sono io quello che prende i danni degli alleati. Quello là sembra proprio uno scheletro magico. Tiè. Ma non era morto? È morto? Non è morto. È morto. Ce l'abbiamo fatta. C'è un psycho duro brutto non morto. Ci penso io. Sì, perché tanto io non gli tolgo nulla, cioè. Prima. Oddio! C'è Zucchettino. È morto Zucchettino.
Tu che l'hai già giocato, ma c'è una qualche citazione ad Ash? Ci starebbe non troppo. Mi pare. Però quando l'ho giocato non avevo ancora visto Ash, quindi non ne ho idea. C'è una citazione di Ring che appena l'ho vista, cioè, ho riso mentre tremavo che mi aspettavo che uscisse tipo uno psycho con la parrucca. Però non è successo, peccato. Grande. Se mi ricordo te la faccio vedere. Ma è possibile che io debba razzare i nemici e questi comunque non si fanno nulla? Cioè, ho delle armi che non fanno schifo, peggio. E un'altra cosa che ho fatto senza dirti è ci sono delle zucche, tipo, sparse in giro per la mappa. Rosse, che andrebbero esplose. Però sono nascostissime, tipo. Ah, tipo quella là in fondo? Vai, dove sono? Dove sei? Vieni qua. Mira là in alto. Vai. Una con la luce rossa. Probabilmente è lei, sparala che così... Perché ti allontani? Ma dov'è? Là in fondo. Guarda. Sparala. Sì, era lei. È uscita... Lei. E a cosa ci è servito? Ogni volta che rompiamo una zucchettina si accende un focolare. Quando ne abbiamo accese 3 e credo 6, che saranno 3 anche dall'altra parte, si apre la chiesa. Ho capito. Sì, sono 6. Ne abbiamo prese 2 per ora. Bene, ora mentre là c'è un bellissimo Marcus vestito da baronessa, perché è palesemente una baronessa... No, ma non è Marcus, è sua nonna, non te lo ricordi. Eh no, sono i parenti di Marcus. Ma è vero che ci sono, è vero che ci sono le spiegazioni nei DLC. Mamma mia. Li ho giocati secoli fa io i DLC, chi se li ricorda? Sì, tra l'altro veniva spiegato nel generale Knox... È vero, sì. Che sì, c'era sì, proprio primo. Il negozio principale di Marcus con tutti i ritratti. Sì, sì. Anche nel DLC di Moxie, tipo mi pare nell'arena, c'erano tutti i suoi quadri. Mamma mia, l'arena. Qua c'è una devo caramellina se volte... la vuoi. Mio! Capire perché a volte rompo. Prendi, prendi. Rompo le zucche e scoppiano 3 ore dopo, tipo, non comprendo. Eccolo! Hai trovato l'ultimo scheletro magico! Fallo e no, non prende danno mai lui. Va bene. Basta urlare! Morite male. Aspetta, aspetta. Voilà, fatto. Cioè, cosa l'ho attivato da fare io il mio... A caso, e non serviva. Guarda, sì, qua ci sono tutti. La dinastia dei Marcus. Oddio. Tutti uguali, palesemente tutti uguali. È strano che Scooter non gli assomigli per niente. Beh, però la bruttezza c'è, si vede che c'è. Da qualche parte i si vede di che Moxie. C'è. Non sono serviti abbastanza. I geni di Moxie non sono serviti a molto. Esatto. Ah! Ma questo cavaliere che se l'è presa palesemente con me, sì. Guarda che è l'Alien, sì, quello che adora prendere le botte, non io, grazie. Guarda, è bellissima la musichetta che c'è qua, è abbastanza... Sì, è molto rilassante. Rilassante. Io devo capire, ragazzi, cosa succede, spiegatemi cosa succede nella mia vita, perché non si rompono? Ecco qua. Forge, ok. Citofoniamo il fabbro, vai. Mamma mia. Prego, vada lei. Vado io? Vada, vada. Che bel posticino. Cogliente, molto, molto. Questa risata non è per nulla inquietante. Ma c'è una boss fight. Eccolo. Ah, che carino. Vai, illuminami sulla citazione che ha. Che sicuramente è qualcosa. A parte un mostro brutto di Doom, non saprei cosa citarlo. Ma in effetti assomiglia a qualche mostriciotto di Doom. C'erano degli aggeggi tipo con la base di ragno e il corpo da umano. Vieni, vieni. Vai che è corrosissimo. Beh, ma anche in Quake. Ah! Ecco. E in Quake io non l'ho mai giocato purtroppo. Ma perché te la prendi con me? Ma no, prenditela con il mio doppio finto. Cioè, è meno male che quello che deve prendere le botte sono io, tra i due. Sì, infatti. Ero sicuro che ecco. Perché deve prendere lui le botte. Ok. Sì, ma ti sei spiegata tutta la roba. Non ho avuto neanche il tempo di guardarci.
Vabbè, vogliamo forgiare questa Ok, quindi. bellissima chiave? Dai, a Forgiamola. tal'onore. E forgiamola. Visto che a me piacciono i martelli, eh. Ma che martello particolare. C'è su un piccolo demone, Sì. tipo. Dobbiamo picchiare parecchio. Vai, picchia tutto. Ecco qua, guarda che bella chiave. Ma che bella che è. Fa Se non ho ben capito da dove hanno preso tanto. le parti cibernetiche da quei tre teschi, ma va bene uguale. Fa tanto Warhammer 40K. Me la rubo e scappo. Ridammi la chiave. Ah! Andiamo a spolpare una zucca praticamente. Questo ci ha detto di fare. Ma no, cosa volevi fare? Ecco, sono anche senza munizioni. Volevo sparare. Aia! Pianti di tirarmi armi. Ma è Ma fuoco su, non fa male. mi tira delle badilate incredibili. Ok, allora vai tu a fare No, no, quelli. prego, venga, venga, che io le armi fanno schifo. Ci metterei 6 ore ad uccidere tutti. Non le hai volute, quelle buone. Ma per forza. Però tu le usi lo stesso. Ah, vieni. Aspetta, dopo, dopo, dopo. Perché io gioco serio. Io no. Mamma mia, No, quanta roba vabbè. colorata. Ah no, è una caramella. Diciamolo che non è indispensabile per giocare a Borderlands avere le armi buone. Soprattutto se avete l'Alliance in gruppo. Ah, è questo l'easter egg che mi No, non ne ho dicevi? idea. Questo non me lo ricordavo. Perché sono diversi con sta televisione, che... Non so bene quale sia lo scopo di sta cosa. Sai cosa fa tanto questa cosa? Quei quadretti. Poltergeist, Quei quadretti di quello di Marcus, sì. Spielberg. Potrebbe essere, perché ce ne sono tante di citazioni con... Cioè, dove ci sono quei televisori così, con le scosse statiche, poi ci sono delle varie citazioni in giro, tipo. Guarda, questo zombie ha la faccia di Jack. Questo zombie, Ok. Beh, oddio, anche ce n'è... questa è una Questo citazione. scherzo... Beh, Citazione che sicuramente. non possiamo fare, però. Ha la maschera di Jack. Diciamo che è autocitazionismo. E qui c'è un calderone. Un calderone che cita Cosa? arma più scudo più bomba uguale. Allora, io ci metto l'arma perché tanto ne ho tante che fanno schifo. Tu mettici il resto. Perché non ce l'ho, ho solo le armi. Ce l'hai uno scudo da anch'io ho buttare? solo armi. Ma scusa. Ecco. Arrivo, arrivo. Allora, io butto l'arma. Chissà cosa ci dà. Scarta. L'ho centrato? Ecco qua, Vabbè. scartiamo. La bomba, ho centrato? Ok, e lo Sì, è scudo, centrata. ok, fatto! E compare? Una cassa. Ah, una cassa. Sono un po' delusa di questa cosa. Sono molto delusa di questa cosa. Mamma mia, Se che sempre di schifo. più. Prego, l'onore a lei. Vabbè, aspetta, esplode qualcosa, per questo li mandi avanti. L'onore a lei, prego, non mi ricordo. Aia! Guardi che la Oh! puniscono, eh. Questo Se signore, mi dice le scusi. bugie, signorina Messi. Sì, Ecco, esplodi. Senti, io ho raccolto la chiave e tu apri, mi sembra giusto? Una cosa a testa, vai, prego. non mi fido. Si fila. Prego, prego. Apro, Apra, apra. Ma la smettono di spararmi? Guarda il tuo Ok, amato Iridio! Eridio. Madò, sei esploso malissimo. Ok. Tu che tiro! È morto. Oh, Questo. è morto. Alle spalle, attenta. Ma Fatto in tempo a girarmi che erano già tutti morti, tipo. sai che ho notato solo adesso che anche la nave delle Hyperion è arancione? Hai visto? È tutto molto halloweenoso. Anche la nave Mi piace, molto dell'Hyperion. bello. Guarda, ma in effetti qua c'è una discesa. Quella è una palese citazione a com'è che si chiamano? Quello di due fratelli Winchester. Oddio, aiutami. A Supernatural. Vuol dire che devono farli morire e finire la se... Cosa hai fatto? L'hai rotto. Cosa hai fatto? L'hai rotto Io tutto. niente. Vive proprio qui. Ma che nome brutto. Starà dormendo sottoterra o qualcosa del genere.
Ma che bel verso fanno quando muoiono? Gna 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 gna. Come gli scarafaggi uguale. Esatto. Oddio, quel cartone animato. Vai al mulino, andiamo al mulino, vieni. Arrivo, arrivo. Beh, è di qua al mulino, perché mi sono messa a correre. Mi sono messa a correre. Beh, malamente, ma non so se è la strada in effetti, giusta. Infatti, guardando un pelo in alto c'è un enorme mulino, ma vediamo che quella strada non è quella giusta. Ed è sangue brutto anche. No, ma il sangue è bello. Guarda che bel rosso vivace. Aspetta, vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Mm-hmm. No, non era qua. Sì, era qua. No, non era qua. Che cacchio, sì, era qua. Ok. Però... però non era questo quello che ho visto io. No, questo lo riconosci subito. Questo è The Ring. Sicuro? No, non è The Ring. No? La telecamera che ah, inquadra Blair Witch Project. Sì, esatto. Blair Witch Project. E poi ci guarda, anche è anche qua. E anche qua riferimento, visto? Che c'è il mangiasogni. Ah, sì, questo. Sì, sì, lo scaccia incubi, tipo, adesso non so. Quello, quello. Hai ragione. Non vedo neanche cosa assomigliano. Cioè, sembrano un incrocio... sai le scimmie volanti? Sono le Skrak, no? Secondo me sono le Skrak. Cioè, gli Skeg e i Rak. Non so se ti ricordi, in Borderlands li hanno fatti gli Skrak. Facci caso, sono loro. E infatti si chiamano Skrak. Aspetta. Ah, è vero! Sono ma praticamente... sono in questo Borderlands. Verso la fine del gioco. Sono incroci, sono praticamente il corpo degli Skag e le ali delle Rak. Ora però dobbiamo trovare gli ultimi cosi ingranaggi da liberare. Aspetta che qua ci sono ancora sti cosi da eliminare. Sì, sì, ma io lascio fare a te, tanto cioè li guardi e muoiono, quindi fai pure. Ma non è vero. Ok. Una donna, molto grande, piccolo o normale. E ce n'erano da 1 a 4. Piuttosto vaghe. Da 1 a 4. Va bene. Ah! Rischio di cadere. Vabbè, qua. Lag incredibile, però. Le ultime parole famose. Ma sei sicuro che si possa passare sotto? Tu lascia fare, sto schivando tatticamente tutti gli zucchettini esistenti. Ok. Non mi fido molto, ma ok. Tu lascia fare. Guarda la tatticheria. Guarda la tatticheria, Ma qui c'è un baratro. E ma infatti adesso ti aspetto. E quindi cosa facciamo? Salti, ti prendo in braccio al volo? No, o... dobbiamo andare... torna indietro, devi andare nell'arena adesso. Certo, tu che ami il dolore ti butti nella nave e vieni da me, giustamente. Fare qua? Ci siamo? Giriamo la valvola? Gira la tua valvola, che non mi ricordo cosa succede. Io mi nascondo qua. Sei di un crudele, ne approfitti che sono alto e grosso. Che lui è ignaro, non l'ha mai giocato questo DLC. Perché sentivo l'impulso di fare questa cosa? Perché è una cosa bella. Avvistato un duro, ok. Ma che carino. Ma che cosa sarebbe poi? Una cosa bellissima. Cioè no, ma guardate quanto male gli fa. Ma dai, io gli tolgo un... ecco, quello è il danno che gli ho fatto io, tipo. E guarda se non se la prende con Larenz. Dannato. Ma io sono bello, per quello. Appunto, per quello dovrebbe prendersela con te. Allora, sta testa. Stai dietro di te. Ok, l'ho presa. Madonna, l'ha shottata. Non ho parole. L'ha shottata malissimo. Non ho parole. Mira. No, non è mira, è sgravume delle armi. Ma non è vero. Leggi la missione e gioisci. Vabbè, sono solo 5, non sono 1500, va bene.
Aumentano? Potrebbero, potrebbero non aumentare, non lo so. Oddio, non finiremo mai allora, se è così. Caramelle al cervello. Vabbè, almeno è evoluto nei gusti. Prima voleva solo i cervelli normali. Sì, perché dovete sapere che questo personaggio è già stato utilizzato tipo in tre posti differenti, perché l'hanno usato sia nella storia che in un DLC già del primo Borderland. Questo è il terzo riutilizzo, infatti è Esatto. sempre più decomposto, tipo, ogni volta che lo vedi è sempre più decomposto. C'è qualcosa qua. Ah, dove c'è la Arca. macchina? Ah, vuoi vedere che sono quelle È la caramelle? C'è caramella. dell'iridium? Hai lasciato dell'iridium in giro? Santi dolcetti! Io non mi sono Santi manco accorto dolcetti, se c'era smettere con il qualcosa. Tu cervello prendi libero. E tutto. sembra proprio che Ma quei era caramelli nell'arena principale del funzionino alla boss. grande. Perché non me ne porti un altro È che dove si è già paio? sgraffignato tutto, quindi non ho guardato. Lol. Come ci si arriva? Sicuramente una caramella. Cioè, o meglio, un oggetto di missione dovrebbe essere. Aspetta, dove di preciso? Là sul tubo, guarda. Là. Non c'è più. Ah, lo vedo. Lo vedi? Ah, ok, è No, è apparso. lì, è lì. Lo vedo, lo vedo. Oddio! I bocconcini di cervello Che dolce è hanno il successo? sapore del cervello, ma non ti costringono a inseguire, uccidere e guardarti le mani insanguinate Sono urlando: usciti migliaia di Oddio, cosa pipistrelli. sono diventato? Che forte. Non è stato forte, è stato Poverini. Vabbè, spaventoso. sono pipistrellini, dai, non fanno male a nessuno. Britti! Sono bellissimi. Sei morto? Oh, ok, è musica No, da perché devo scontro. morire? È cambiata la musica, che ne so io. Sei tra i due, sei tu quello più in pericolo. Ovviamente. Non ho le robe sga. Ecco dov'è la caramella! Come la tiro giù? Così. L'ho presa? Non ci arrivo. Le sparo. Aia! Magari devi sp però sparargli. Ok, è caduta. Mamma mia, quanto sei poco cattivo. Uccidi, uccidi, uccidi. Sembri Reaper. Sembri Reaper. Dai, dai, dai. Esatto. Signorina Messi, L'ha trovata. venga qua, da me. Vengo qua da lei. Lei sta prendendo fuoco su un braciere, mi scusi. Ha Il trovato la fuoco cosa fa di The bene. Ring? Qua. Non lo Sì. so. Sì! Oh, ok. C'è il pozzo, c'è il telefono. E mi pare ci sia uno psycho che si veste da donna. No, era Claptrap! Oddio! C'era la foto anche di Mox, hai visto? C'era Boxy nello specchio, esatto. Guardalo! E qui c'è il telefono, si spera suoni. Non è fatto bene questo easter egg, doveva suonare. Allora, qua c'è la caramella. Ma sta strega qua, non ti ricorda quella dei Warner Bros? Sai quella Dove dove sei? c'era... Qui. Magamago. Ah no, quella sì, è lei. Quella verde, che c'era il gatto Silvestro. È lei, sì. Uguale. Messi, vieni Cosa? qua per favore. Siamo due Spero di no. stupidi siamo. No, l'ha vista. No, no. Ma Dove? proprio stupidi. Guarda. Ma muori malissimo. Sapete quante volte siamo Quante già volte passati ci qua? siamo Almeno passati? 4. Almeno 4. E noi guardare per aria degli Io viaggiavo, angolini. ti giuro, io viaggiavo così, tipo. Mamma mia. Vabbè. Guarda dove metti i piedi, Hai dannazione. abbastanza caramelle da farmi sballare di zucchero e cervello Per per mesi. fortuna me ne sono Tornami accorto, va, se l'angoscia. no. Meno male che ci sei inciampato dentro tu. Guarda la fine. Sa, aspetta che abbiamo aperto tutto. Vediamo di aprire. Dove che si apre? Di là. Dov'è Aspetta. la Visto che mi porta? È qua? danneggi. Sì, è qua. Ma c'è uno psycho che rotea. Morto. Un psycho che rotea morto. Ok, e Bellino. questa è una citazione a che cosa? No, non è uno psycho quello,
Non ha la maschera. È vero, è uno di quei tipici cadaveri inutili senza... Tu da dove sbuchi fuori? Senza troppo carisma che si trovano in giro. Questa non penso che sia una citazione. Oppure se non la colgo. No. Vabbè, una chiesa un po' lugubre, un po' macabra, che ci ha fatto dannare tantissimo per essere aperta e trovare del pattume, perché poi alla fine questo è successo. Ah no, dai, non era nemmeno tanto pattume. Però tu devi smetterla di seguirmi. Perché io sbaglio strada. Ma sai cos'è? È che sono abituato a curarti, no? E quindi ti vengo dietro in automatico. Oddio. Io vado a caso e quindi questo è il risultato. Grazie, raccogli il cervello di va, ok. Prima di mangiarle, le schiaccerò assieme formando un bel ammasso. E farò finta che sia il cervello di qualcuno che non mi piace. Che schifo. Ah, ma che dico? Non c'è nessuno che non mi piace. Sono tutti buonissimi. Ah, ecco. Pesta, pesta, pesta. Cosa fa? Uccidi, uccidi, uccidi! Sta uccidendo palesemente i moscerini intorno a lui. Ah, grazie. Prego, prego. Ma scoppiano! Aia, ma no, si è incollata! Ah, no, scappa! Ma mi si è incollata addosso! E dopo aver giocato questo DLC di Halloween dedicato a Borderlands 2 insieme a Larence, io vi saluto e vi auguro una buona serata. Buona serata a tutti.